Bella raga, rieccoci su Kaistar Rail. Questa volta parliamo del Live Stream Incentive Plan che c'è tuttora attivo in parte per gli streamer, cosa che penso ormai sappiate quasi tutti. In cosa consiste? Facciamo un riassunto veloce. Praticamente per tutti gli streamer che streamano on Kaistar Rail almeno un'ora al giorno, ok? Almeno un'ora al giorno prendono dei reward, se streamano un tot giorni prendono un tot di gemme. E poi c'è un'altra parte di ricompense che adesso manca, e dopo andiamo a finire in quell'argomento lì, che praticamente gli stream che venivano guardati per tot minuti prendevano ricompense aggiuntive. Ora, siccome qua è... non riesco a farvelo vedere, ho fatto uno screenshot di una mia vecchia live di qualche giorno fa dove facevo vedere le ricompense. Se i tuoi stream venivano guardati per 10.000 minuti, 30.000 minuti, 50.000 minuti e 100.000 minuti, prendevi gemme aggiuntive che, come vedete, io ho già riscattato, ok? Quindi qualsiasi cosa che sentite da me in questo video, io ho riscattato queste gemme, io ho preso queste gemme, quindi non vengo a lamentarmi perché no, non sono arrivato a prenderle, ok? Attenzione, perché voglio... Questo purtroppo è un problema grosso e c'è qualcosa che non va con quello che è stato fatto con un Kaistar Rail in questo periodo, in questo evento nello specifico, purtroppo, e mi dispiace tantissimo. Comunque, c'erano queste ricompense in questa pagina che ora non vedete più, che erano limitate per numero di player, ok? Quindi praticamente solamente un tot di persone che streamavano potevano riscattare queste ricompense a destra. In base a quanti minuti dei loro VOD o delle loro live venivano guardati. Ora, chiaramente capite bene che ci sono streamer che magari vengono guardati da 10, 20, 30 persone e ci mettono molto di più a raggiungere quelle ricompense lì. Sono streamer che vengono guardati da 100, 200, 300, 1000 persone che non ci mettono niente a raggiungere quei valori lì, ok? Io fortunatamente nel giro di 2 giorni, bene o male, le ho prese, ma comunque non ti diceva quante persone potevano riscattarle, né se c'era veramente un tempo limite o niente del genere, ok? Quello che è successo è che Twitch si è riempito di... Avete visto Star Rail ultimamente, non so se visitate Twitch, eccetera, eccetera, non ve lo dico io. Star Rail è passato da avere un massimo 10.000 spettatori di media, massimo, e a 40-50.000, e praticamente erano giustamente anche, visto che c'era l'evento, tutte persone che si sono messe a streamare Star Rail per raggiungere poi i vari obiettivi che vedete qui, ok? Che siano i giorni, che siano i minuti, ma che siano anche le ricompense per minuti guardati, chiaramente, no? Ovviamente le ricompense per minuti guardati, una persona che non streama regolarmente, che non ha un seguito, eccetera, eccetera, non li avrebbe presi a prescindere, ma sono molti creator che girano tra i 30, 40, 50, 60 spettatori che non sono riusciti a prendere queste ricompense. Perché non sono riusciti a prendere queste ricompense? Perché è pieno di bot. Twitch di Honkai Star Rail, la categoria di Honkai Star Rail su Twitch, si è riempita di, bot che venivano, che praticamente... Ok, non ce la faccio. Questo è un video fatto al primo try, scusate. Di persone che pagavano programmi per aumentare gli spettatori artificialmente. Che tra l'altro sono ancora qui, perché se io adesso vado a vedere, ora vi, cioè io adesso vi apro alcuni canali, ok? Cioè guarda, vi faccio vedere alcuni nomi, alcune pagine per farvi capire di cosa stiamo parlando, ok? E vi faccio vedere un po' alcuni canali, vedete 100 spettatori fissi, HSR VIP 4, nomi fantastici, no? Adesso ve ne apro veramente una marea. Non lo so, vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Questi sono tutti canali morti, fermi. Adesso guardate qua. Ok, CHMPT 4 follower, 111 spettatori, canale fermo. Bot. Questo forse no. Non lo so. Questo è totalmente AFK. 487 follower, 113 spettatori, questo canale è fermo da 36 ore. Da 36 ore è fermo, ok? Viewbot anche questo. Kobe, oh, cos'è? 4 follower, 102 spettatori, canale fermo, live da 17 ore. E avanti così, e ce ne sono centinaia, centinaia. Tutti questi account falsi di Star Rail, viewbottati, praticamente
hanno portato a che cosa? Hanno portato a consumare poi tutti i reward. Qua ce ne sono una marea, raga, questi sono i primi che ho preso, questi qua veramente ce ne sono un'infinità, incredibile. Hanno portato a finire le ricompense di questo evento qua. Tra l'altro poi c'è un altro aspetto, dopo andiamo a toccarlo, ma comunque. E praticamente oggi Star Race ne esce. Grazie mille per aver partecipato, e il Watch Duration Milestone è stato raggiunto, tutte le ricompense sono state riscattate, arrivederci e grazie. Quindi praticamente queste ricompense qua, tutti quegli streamer che sono stati sorpassati da questi bot, che erano una marea, sono stati fregati, le hanno perse, sono stati fregati, quindi maggior parte di queste gemme sono state riscattate, sì, da streamer che hanno effettivamente streamato, io le ho riscattate, vi ripeto, io le ho prese, non mi sto lamentando in prima persona della cosa, ma maggior parte delle persone, se c'erano delle persone con 60-70 spettatori che streamano regolarmente Star Rail, hanno perso queste ricompense, perché ci sono dei viewbotter che se le sono prese tutte quante, ok? Questo è. E Oyo non ha fatto niente in merito. Oyo non ha fatto assolutamente niente in merito. Ci sono botters qui che stanno streamando da più di 2 giorni, quindi sono ancora lì, quindi neanche Twitch effettivamente fa niente in merito, ma Twitch, diciamo che quello è un altro discorso ancora, è più un discorso di come Oyo ha gestito l'evento, ok? Ma quell'altra storia, scusate, sto divagando, sto dicendo cose ma non mi sono preparato a dirlo, è che ho appena visto il tweet, quindi mi ha fatto triggerare tantissimo, come si dice, perché praticamente queste ricompense qua adesso non ci sono più, le hanno tolte perché sono state riscattate la maggior parte da dei bot, e queste ricompense avevano un limite massimo di riscossioni, che non capisco perché metti un limite massimo di riscossioni a queste ricompense, e che sono state prese maggior parte da sti bot. Ora, mentre questo è un problema già di base, c'è un altro problema, perché oltre a questo evento qua, c'è un altro evento che è quello per le ricompense a soldi, che praticamente funziona più o meno alla stessa maniera in base a quanti minuti tu vieni guardato su Twitch e a quante ore streami. C'è una classifica che praticamente alla fine di, non mi ricordo che periodo è, comunque sarà a fine mese, ottobre, non lo so, adesso non sono sicuro, insomma, e dovrebbe essere qua fino al 15 ottobre, in base a dove vai nella classifica, Oyo ti paga tot soldi e tot Stellar Jade, che ovviamente allo stesso modo di questo evento qua, ok, quello del Watch Duration, vincono i bot, ovviamente, perché se io con questi bot che streamano 78 ore di fila con degli spettatori fissi immaginari che non esistono, perché non esistono, ok? E dove a Twitch non gliene frega niente, a Oyo non gliene frega niente, tutta sta roba praticamente è falsata, non esiste. E quello che ha provocato, in realtà, è che uno, la categoria di Star Rail adesso non sai più cos'è uno streaming vero da uno falso, e dici, cioè, quando vai a vedere dici, ma cosa sta facendo sta gente, che schifo è, no? Per carità, non sto insultando a tutti quelli che streamano veramente il gioco, anzi, io sono felice se la gente streama Star Rail, se partecipa a Star Rail, a me fa strapiacere, che siano italiani, che siano inglesi, giapponesi, coreani, non mi interessa, ok? Ma quando quello che ha fatto Oyo è provocare questo schifo qua, dove letteralmente il 99% degli stream nella categoria di Star Rail sono stream morti, view bottati, per un evento organizzato da Oyo dove non c'è nessun tipo di controllo e non c'è nessun tipo di rispetto per chi lo fa attivamente e con costanza e con passione, questa roba qua fa un po' schifo, ok? Infatti adesso io mi rimando al video di Zergantis, che tra l'altro poi vi lascio in descrizione, perché vi dice la cosa un po' messa meglio, io faccio schifo a spiegare sta roba qua e io sono più per il gameplay, insomma, ma Zerg sicuramente ve lo sa dire meglio, però Zerg riassume molto bene questa parte qui. Adesso vediamo se riesco un attimo a spostarmi, giusto per farvi capire. L'obiettivo di Mioio e di Oyoverse è riempire sta schermata di Twitch con gente che fa uno spettatore, 20 spettatori, 3 spettatori, 1122, probabilmente tutti leciti, 20, 5, 10, ma ce ne saranno anche alcuni, perché 48.000 è particolare come numero, ne saranno anche alcuni che si saranno bottati a bestia. Qua Zerga dice alcuni per essere gentile, ma non sono alcuni, sono almeno il 90%.
cioè almeno di quei 48.000 che sono lì, almeno 40.000 sono bottati, ok? Che sia chiaro. E forse no, magari non 40.000, fai 30.000, 35.000, sicuro, perché se tu scorri ci sono centinaia di sti canali, nel senso, quindi è incredibile. E praticamente adesso Oyo ha chiuso poi le ricompense, quelle limitate, che ha vinto praticamente per il 90% solamente dei bot. Adesso tra l'altro gli spettatori di Star Rail stanno scendendo, perché? Perché questo evento ha chiuso. Perché questo evento ha chiuso e quindi molta gente non ha più motivo di farmare o di streamare Star Rail, ok? Quindi praticamente, tra l'altro Zerga lo dice anche in maniera abbastanza un po' più pulita di come lo sto dicendo io, e questo evento ha tolto quello che poteva essere lo streaming di Star Rail per passione, perché ti piace il gioco, e l'ha fatto diventare in un cerca di guadagnare soldi e di scavallare gli altri in qualsiasi modo e forma, togliendo qualsiasi forma di rispetto anche tra streamer, secondo me, e verso gli streamer in quel senso lì. E a me dispiace un sacco, ve l'ho detta malissimo, scusate, questo video sarà un video un po' sporco, ma mi ha fatto un bel po' triggerare il tutto. Attenzione, a me fa strapiacere che sono riuscito a prendere dei reward, gemme aggiuntive, principalmente perché così riesco a prendere i personaggi, io riesco a giocare, a me piace giocare al gioco, sono contento. E seconda cosa, perché io bene o male vi porto sempre dei contenuti in merito al gameplay, faccio guide, quindi a me aiuta tantissimo questo tipo di eventi qua. La cosa che non mi piace è che, uno, non c'è stata una ricompensa per chi guardava le live, che secondo me avrebbe fatto molto comodo a sistemare questa situazione, dare lo stesso livello di ricompensa per chi guarda oltre che per chi streama, così ripagavi sia lo streamer per le ore, sia le persone che investivano il tempo, e c'era una sorta di... non so, erano tutti felici, ok? Prima cosa. E seconda cosa, cioè, ripeto, a me fanno comodo, raga, nel senso, ok? Riesco a portarvi cose in più e lo vedete, ok? Perché uso 3 account apposta per riuscire a portarvi tutto. A me, chiaramente, se vengo aiutato in qualche forma o modo da questa roba qua, mi fa piacere. Ma il modo in cui viene fatto, non controllato così, perché non è controllato, secondo me ha distrutto un po' tutto il senso della cosa. E insomma, mi aspetto che in questa classifica, dalla top 1 alla top 200, vedo almeno più di 150 canali bottati, ok? E a me onestamente non interessa il discorso della roba premi, perché io alla fine non è che sono chissà che cosa e non mi aspettavo neanche di prenderli, va bene, ma non è... io vengo supportato da voi, ok? Io vado avanti per quello che mi date voi, non è questa roba qui quella che mi interessa. Mi dispiace per chi si spacca il culo tutti i giorni e ci mette impegno e passione e viene scavallata da sistemi non controllati. E così, no? Quindi scusate il linguaggio, scusate se questo video è un misto di cose, è un misto di informazioni, magari sono uscito dal niente così, ma mi ha dato parecchio fastidio e niente. Quindi tutti quelli che ci hanno provato e non sono arrivati a prendersi le gemme extra, perché sono stati battuti da persone che hanno acquistato spettatori finti in un sistema non controllato, mi dispiace. Niente, questo era tutto. Comunque, ripeto, a me questo non mi non cambia la mia opinione sul gioco. Io adoro Star Rail, continuo. È solamente tutto un discorso di marketing legato tra Oyoverse e poi quello che è il discorso streaming, ok? Però è giusto far vedere anche quando vengono fatte delle cose negative. Non c'è niente da fare. È giusto far vedere anche quando vengono fatte le cose negative. A me questa roba qua ha dato parecchio fastidio. Uno, perché colpisce anche me direttamente, chiaramente. Potevo tranquillamente essere una delle persone che non riusciva a prendere quei reward lì e che non riuscirà a prendere queste ricompense qua, perché, come vi ho fatto vedere, è pieno di canali che non esistono. E due, secondo me mette un po' una brutta reputazione su tutta quella che è la scena streaming, bene o male, la scena di streaming e anche Oyoverse in generale. Quindi un po' mi dispiace, ma vabbè,
fatemi sapere la vostra. Scusate se sto video era super sporco e se alcune informazioni sono passate malissimo. Io vi lascio il link del video che ha fatto Zerga in merito, che magari ve ne parla in maniera totalmente diversa, ok? Io ve ne parlavo da un punto di vista di oh, io ho chiuso le ricompense e sono triggerato. Lui ve ne parla da un punto di vista un po' più esterno, magari, e riesce a dirvela meglio, ok? Comunque, grazie mille per aver guardato. Noi ci becchiamo comunque alla prossima live o al prossimo video con varie solite guide, Memory of Chaos, eccetera, eccetera. PS, ho clearato tutto il memory da 1 a 10 con Erta. E probabilmente metterò qua su YouTube tutto il VOD da 2 ore del clear e poi magari ne parleremo in un video un po' più breve nel dettaglio, adesso vediamo. E vi ricordo che il 20 settembre, che nel mio caso è domani, poi dipende da voi quando riuscite a guardarlo, eccetera eccetera, e ci sono le live pools di Fuxuan e si sono prenotate un sacco di persone, quindi probabilmente quella live durerà 12 ore, qualcosa del genere. Vediamo, sono stracurioso, si pullerà un sacco, vediamo un po' quante Fuxuan, quante Lynx e quante Hook verranno trovate, che tra l'altro Hook l'ho usata un sacco in questo memory. Ma comunque niente, grazie mille per aver guardato, fatemi sapere la vostra, mi dispiace se questo era un video un po' negativo, ma per chi mi segue anche in live sa che parlo tranquillamente anche di queste cose qui, quindi quando ci vuole, ok? Alla prossima, raga, grazie mille a tutti, bella!